del possibile. Dopo 5 secoli, però, il segreto sembra svelato. Massimo Ricci, un architetto esperto di costruzioni antiche, è sicuro di averlo scoperto. Per dimostrarlo sta realizzando una cupola 5 volte più piccola di quella vera, con solo 3 corde come riferimento e una regola costruttiva che ha chiamato la regola del fiore. Sarebbe questa la grande invenzione del Brunelleschi per voltare una cupola che sembrava impossibile. C'era la sfida a chi costruiva il monumento più grande, perché la gente non è come oggi. A quei tempi la gente teneva la propria città, era orgogliosa della propria città, che quindi doveva predominare le altre. Siamo sempre all'epoca dei comuni, per esempio la guerra fra Firenze e Siena, no? Che poi continuava. Perché? Perché volevano fare la più grande cattedrale, la più grande opera avrebbe dimostrato una maggiore potenza, una maggiore, come si può dire, tecnologia raggiunta da quel comune nei confronti di quelli concorrenti. Infatti lo dice lunga il fatto della costruzione del Duomo di Siena e il Duomo d'Orvieto, sono tutte costruzioni che avvengono in questo periodo, va bene? E naturalmente i fiorentini mica volevano essere da meno. Però cosa succedeva? Per esempio, i senesi non riuscirono a portare in fondo il Duomo grande come l'avevano progettato, lo dovettero ridurre di quasi un terzo. Ci sono le tracce delle colonne fuori del Sacrato, no? Si vede chiaramente. I fiorentini, non volendo essere da meno, cosa fecero? Aumentarono il progetto di Arnolfo del 1300, no? Lo aumentarono portando la cupola a 45 metri di diagonale interna, quindi una cosa enorme per l'epoca. Naturalmente, tanto cosa si diceva? Si cominciò a costruire e poi se la vedrà chi dovrà affrontare il lavoro della cupola. Tanto costruiamo il domo. Nel 1420, terminata la chiesa, si pensò alla cupola. Si sapeva che era impossibile realizzarla costruendo prima un'armatura in legno. Sarebbe stata troppo grande e si sarebbe schiacciata sotto il suo peso. Filippo Brunelleschi presentò un progetto rivoluzionario e affermò di saper costruire la cupola senza armature. Chiaramente Brunelleschi pensò di ideare un sistema che, facendo a meno delle centine, riuscisse a definire lo stesso la geometria dell'opera, usando quella che è sempre stata la regina del cantiere, che è la corda. Naturalmente, in un primo tempo, l'adozione della corda andava verificata, e infatti io l'ho verificato, perché con queste lunghezze di circa 40 metri, di queste corde, si poteva pensare che l'operazione di definire la geometria del monumento con una corda di 40 metri fosse impossibile. Invece, facendo un esperimento in piano, quindi nella condizione più sfavorevole, io riuscii subito a dimostrare che invece la corda mi dava un errore di circa un centimetro e mezzo, cosa assolutamente insignificante nei confronti di una geometria di questa portata. Tira! Abbassa! In questo momento stiamo mettendo in opera quella che è la parte più importante del riferimento geometrico per la costruzione del modello, che è lo spigolo. Come si vede, la corda, che è centrata sul quinto acuto, sul centro di quinto acuto, sta sfiorando la centina, che è disassata per questo motivo, e sta indicando al muratore l'inclinazione da dare al mattone perché sia nel giusto assetto. Ecco, infatti, come notate, sta prendendo proprio la direzione che deve avere il mattone. Ora può mettere la calcina e murarlo. Sempre con una corda si può stabilire l'inclinazione dei mattoni fra gli spigoli. Un capo viene fatto scorrere su una curva particolare che si chiama concoide di Nicomede, l'altro capo fornisce immediatamente posizione e inclinazione dei mattoni. Basta solo controllare che la corda passi nel centro geometrico, stabilito anche questo con corde. L'uso delle corde durante la costruzione della cupola è dimostrata dai ganci ritrovati dall'architetto Ricci, ancora murati alla base della cupola stessa. Su questi ganci era stata posta in opera una canaletta dell'impianto elettrico e quindi era il classico nascondiglio cinese. Io ci sarò stato decine e decine di volte sulla cupola e l'avevo avuto sempre sotto gli occhi, però essendo mascherati da questa canaletta per impianto elettrico, non mi aveva mai attirato l'attenzione. Era proprio il nascondiglio cinese per eccellenza. Quella mattina avevano appena tolto
una parte di questa canaletta. E quindi i ganci erano lì da soli, senza questa, diciamo, camuffatura. E quindi mi bastò un attimo per trovarmi davanti a un fatto che avevo cercato da un sacco di anni. Controllare la posizione di ogni mattone con la corda di riferimento avrebbe comportato un'enorme perdita di tempo. Ed ecco allora il colpo di genio del Brunelleschi. Viene controllato accuratamente solo l'allineamento di corsi di mattoni murati in verticale, posti ad una distanza di circa un metro. Gli altri mattoni, murati in orizzontale, dovevano solo riempire lo spazio fra un corso e l'altro, un'operazione per la quale non occorre una grande precisione. Nel modello della cupola in costruzione, questo lavoro è affidato ai ragazzi della scuola professionale edile di Firenze, che certo non hanno una grande esperienza di cantiere. Il risultato è questa particolare muratura a spina di pesce. Quindi la spina pesce, che fra l'altro è un elemento sconvolgente nella muratura, nella tessitura strutturale del monumento, perché mi obbliga a tagliare decine di migliaia di mattoni. Addirittura mi crea tutta una serie di discontinuità proprio strutturali, perché sono mattoni che non si imparentano bene con gli altri. Quindi se si tollera tutta questa serie di difetti, significa che aveva un ruolo operativo inderogabile, perché altrimenti non l'avrebbero realizzato. E il ruolo inderogabile era proprio questo: senza la spina pesce non si può materialmente murare la cupola. Nessuna macchina straordinaria, dunque, dietro alla costruzione della cupola più grande del mondo. Solo un po' di corda, un filo a piombo e un'idea geniale. Io non sono per niente stupito, perché con le corde, con i filo a piombo, con qualche squadra e archipenzolo, si sono fatte delle cose pazzesche, che noi, per esempio, oggi non saremmo in grado di fare nemmeno col computer. Perché lei capisce che questi sistemi erano il frutto di secoli e secoli di evoluzione, perché ogni muratore che li adoperava, ogni architetto, ci metteva qualcosa di suo. Quindi lei pensi che un sistema costruttivo che ha, per dire, 3, 4, 5 secoli, quanti cervelli ha spremuto? Quindi quello è il risultato di questa evoluzione. E siamo sempre davanti alle cose più facili, più semplici e anche più efficaci. Io, in parole povere, gli ho descritto le qualità di questa regola, che mette in grado ragazzi di 14 anni di murare una struttura con mattoni che sono inclinati in tre direzioni nello spazio e non ce n'è uno che sia inclinato uguale a quello accanto. Quindi è chiaro che la regola operativa è talmente efficace che risolve tutti questi problemi. I risultati di questo lavoro li ha sotto gli occhi. Il modello sta crescendo con la precisione di un centimetro di errore massimo.